Riguardo al concetto di sottrazione dell'essere, all'origine della concezione heideggeriana della storia della metafisica come processo di decadenza, che dall'iniziale pienezza del pensiero presocratico conduce all'epoca attuale, a quella che Heidegger, con un'espressione di Hölderlin, chiama epoca di povertà, all'origine di questa concezione della storia e quindi anche di quella idea della sottrazione dell'essere, c'è un tema che troviamo sin dagli esordi del pensiero di Heidegger. Mi riferisco all'idea presente nei testi giovanili, secondo la quale la vita umana è posseduta da una tendenza a rovinare, a cadere fuori di sé, a perdersi nel mondo delle cose e a non potersi quindi ritrovare se non in una forma, per così dire, reificata. Può parlarci di questo nucleo teorico che Heidegger elabora negli anni venti e che attraverso continui mutamenti sfocerà nel concetto di storia della metafisica? Per Heidegger la storia della metafisica è una vicenda, un destino che ha anch'esso delle radici profonde e di cui vanno ricercate le cause. Heidegger individua fondamentalmente, o segue fondamentalmente, due cammini per poter arrivare a riconoscere queste cause. Un primo cammino è appunto quello da lui messo in atto nella prima fase del suo pensiero, soprattutto nei corsi tenuti nell'Università di Friburgo nei primi anni venti e poi successivamente tra il 1923 e il 1928 a Marburgo. Nel corso di questo suo cammino speculativo, Heidegger cerca di mostrare come la metafisica e ciò che essa rappresenta non sia un qualcosa di caduto addosso all'uomo occidentale, ma essa sia il frutto di una dinamica che è insita in quel movimento particolarissimo che è la vita stessa dell'uomo. La vita dell'uomo ha in sé un movimento che orienta e indirizza la vita innanzitutto e per lo più verso delle modalità di attuazione che sono per lo più inautentiche. Questo perché la scelta autentica è sempre più difficile e più faticosa di quella inautentica. Quando noi ci prefiggiamo di centrare un bersaglio, il colpire il centro è sempre la cosa più difficile che riesce in un modo e in un modo soltanto, mentre per lo più noi in maniera anche abbastanza facile riusciamo ad avvicinarsi, a centrare il bersaglio, ma il centro appunto è uno e uno soltanto, dal che risulta la facilità di sbagliare e la difficoltà di centrare. Ebbene, per Heidegger la vita umana è un qualcosa di analogo. È un progetto la cui riuscita può avvenire in un modo e in un modo soltanto e che invece può andar male e fallire in molteplici modi. Il fallimento dell'esistenza è sempre più facile, sta sempre lì in agguato, mentre invece la sua riuscita è più difficile. Quindi c'è nella vita questa tendenza a rovinare, cioè a trovare a cadere in attuazioni che non sono all'altezza di una scelta autentica. Ebbene, la metafisica, con ciò che di negativo essa rappresenta agli occhi di Heidegger, cioè il progetto appunto della soggettività umana nella sua pretesa di padroneggiare tutto l'ente, in quanto ente che è lì presente, davanti, disponibile come un materiale da sfruttare, è il rispecchiamento a livello filosofico-teorico di questa tendenza connaturata nella specie umana a fallire piuttosto che a riuscire, proprio perché l'esistenza richiede ogni ora di essere progettata, essa rappresenta un peso, una difficoltà da gestire e da amministrare, rispetto alla quale appunto noi rischiamo sempre di cadere in errore
e la metafisica è stato per Heidegger un destino, un errore, un erramento facile e inevitabile nel quale la storia umana è caduta. In questo erramento metafisico si rispecchia dunque su un piano destinale complessivo quella tendenza che noi possiamo constatare in ciascuno di noi quando ci troviamo di fronte al dover scegliere tra l'autentico e l'inautentico e verifichiamo la facilità con cui cadiamo nell'inautentico e la difficoltà di scegliere invece la forma di vita autentica. Un qualcosa di analogo, una dinamica simile si verifica nella storia del pensiero, nella storia della civiltà occidentale, nella prospettiva appunto di Heidegger. Cartesio e Leibniz sono per Heidegger i pensatori nei quali è possibile rintracciare i caratteri distintivi della modernità, tra i quali c'è l'affermazione della centralità del soggetto e della sua attività rappresentativa, attività che riduce tutti gli enti a oggetti disponibili per essere dominati da parte dell'uomo. In che senso quella che Heidegger chiama la soggettità costituisce la struttura chiave della metafisica e quindi della nostra stessa epoca? Per Heidegger è necessario distinguere tra soggettività e soggettità. La soggettività è una forma più radicale e più pervicace di soggettità che inizia appunto in epoca moderna. Ma poiché per Heidegger l'esigenza dell'uomo di affermarsi come figura principesca che domina tutto l'ente, non è presente solo nel mondo moderno, ma anche nel pensiero greco antico, a cominciare da Platone, egli deve introdurre questa differenziazione e usare il concetto di soggettità per indicare proprio questo atteggiamento già presente nei greci, che trova dunque poi in Descartes, in Leibniz e nella metafisica moderna un suo potenziamento nella soggettività moderna. Ecco dunque che allora per Heidegger si può configurare una matrice unitaria di tutta la storia occidentale come storia della metafisica, in cui verrebbe ad affermarsi l'uomo come soggetto di conoscere e di agire nei rapporti con il mondo e con gli enti. E quindi un successivo potenziamento di questo progetto con il pensiero moderno, in cui tutto viene visto alla luce di questo principio che diventa il principio della soggettività. L'esasperazione massima di questo concetto, del concetto della soggettità potenziato nella soggettività moderna, è la volontà di potenza, così come Nietzsche la teorizza. Nel pensiero nietzschiano della volontà di potenza, cioè nell'idea che non solo l'uomo, ma tutto ciò che è, sia gli enti viventi, sia la natura inorganica, altro non è se non l'espressione di una forza, di una potenza, viene, secondo Heidegger, portato alle estreme conseguenze il concetto metafisico della soggettità, la quale dunque nasce con Platone in forma ancora debole, forma che Heidegger designa appunto come soggettità, si potenzia nella soggettività moderna e trova infine la sua espressione massima ed estrema nella concezione nietzschiana, secondo la quale tutto ciò che è espressione di una volontà di potenza, è espressione di una forza, di una energia concepita in termini di volontà. Volontà come determinazione propria di un soggetto. L'epoca moderna, come lei ha appena detto, dai suoi esordi con Cartesio fino al nichilismo di Nietzsche, intrattiene dunque profondi legami con il mondo greco. In che senso per Heidegger il platonismo e il nichilismo sono termini indissociabili? Sono termini indissociabili perché, secondo Heidegger, il nichilismo non è altro che una forma rovesciata di platonismo,
o meglio è la conseguenza estrema a cui il platonismo ha portato. Questo perché, secondo Heidegger, il platonismo è quella forma di pensiero caratterizzata dalla dottrina dei due mondi. Con il platonismo matura la convinzione che il mondo così com'è, cioè il mondo sensibile, così come i sensi ce lo attestano, non è un mondo vero, ma è solo un'illusione, un'apparenza, la quale ci rimanda inevitabilmente a un qualcosa d'altro, a un essere che non sia solo illusione ed apparenza, ma abbia i caratteri della stabilità e della verità. Si distingue così tra un mondo vero che non è a noi disponibile o da noi raggiungibile immediatamente, e un mondo apparente che è il mondo nel quale noi ci troviamo. Ma in questo modo, cioè attribuendo i caratteri di verità a un mondo che a noi non è accessibile, noi poniamo una frattura, una dicotomia, che risulta nell'interpretazione che dà Heidegger della storia occidentale decisiva per tutta questa storia e che finisce per portare a una dinamica che si concluderà solo con il nichilismo. In che senso? Nel senso che una volta che si è distinto radicalmente tra mondo vero e mondo apparente, tra mondo sensibile e mondo ideale, e si è concepita questa distinzione come una frattura, si è al tempo stesso dichiarato che quel mondo che noi poniamo come mondo vero è un qualcosa che noi non possediamo, è un qualcosa di irraggiungibile. Ma questa irraggiungibilità significa una sminuizione del carattere d'essere di quel mondo che pure noi poniamo come mondo vero. Progressivamente, questo carattere di idealità, in origine forse ancora accessibile ai pochi, ai sapienti, viene sempre più svanendo e sminuendo, fino a che viene a consumarsi nel fenomeno della svalutazione dell'ideale, nella consunzione dei valori che stanno là come ideali e che dovrebbero in principio orientare il mondo sensibile. Alla fine di questo percorso di svalutazione dell'ideale, noi abbiamo la consunzione, l'appiattimento su un mondo che è solo sensibile, ma che essendo solo sensibile, privo di una stella polare di orientamento, è diventato un mondo senza senso, senza senso, un mondo privo di significato, in cui tutto si riduce a nulla. È il mondo del nichilismo.